it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Settimana decisiva questa per l'Itas di Atec Trentino in vista delle Final Four di Coppa Italia di scena nel weekend a Roma. La formazione campione del mondo d'Europa d'Italia vi arriverà con un primato in Serie A1 ulteriormente consolidato dai risultati delle ultime giornate di campionato e con la voglia di provare a mettere in bacheca il primo trofeo del 2012. L'obiettivo è quello di riportare la Coppa Italia a Trento. Matej Kaczyński, il capitano, ha un sogno e con lui la squadra. Giocare la stagione perfetta e l'istinto di squadra Annibale all'Itas non manca di certo. La squadra è già al lavoro per preparare minuziosamente il primo match di sabato contro la Sisley, partita delicata visto che l'avversario ha eliminato la campione uscente Cuneo. L'altra semifinale vedrà di fronte Modena e Macerata. FIPAV e Lega Volley hanno comunicato anche i nomi delle coppie arbitrali che dirigeranno gli incontri della Del Monte Coppa Italia Final Four 2012. A guidare le operazioni della sfida fra Itas di Atec Trentino e Sisley Belluno, in programma sabato sera al Pala Lottomatica di Roma, saranno il primo arbitro Luca Sobrero ed il secondo Stefano Cesare. In questa particolare occasione i due fischietti saranno alla loro prima gara stagionale congiunta relativa alla Serie A1, l'undicesima per entrambi. Il trentino Sandro Lamicela e Roberto Boris saranno invece gli arbitri della sfida Macerata-Modena, mentre la direzione della finalissima sarà affidata a Nico Castagna e Matteo Cipolla.